La direzione è quella corretta. Sicuramente il 2022 è stato un anno straordinario che ha superato la normalità, visti anche i risultati di chi si legge con più 20% di fatturato, un export più 26%, quindi meglio di così credo non si potesse ipotizzare. Il 2023 si vede qui in fiera, parte con molta energia, con prospettive tuttavia congiunturali, sappiamo complesse, che credo questo settore sia in grado di gestire proprio per la sua capacità di reazione che ha già dimostrato in altri momenti difficili. Sostenibilità è la parola d'ordine per la moda maschile, ma tiene conto del cambiamento climatico? Beh, sicuramente sì, il cambiamento climatico e la moda in particolare riesce a interpretarlo proprio sulla ricerca e sulla capacità che ha di cambiare le produzioni in funzione della potenza dei distretti. Quindi sicuramente saremo in grado anche di gestire questo cambiamento che in questo momento è molto significativo. Per voi quanto sarebbe importante avere una fortezza ristrutturata? Perché ovviamente si sta parlando anche di questo nei prossimi anni. Beh, è importante proprio perché c'è un'evoluzione da parte delle tecnicalità sfieristiche necessaria, penso alla parte del comfort, il caldo, il freddo, le possibilità di utilizzare nuove tecnologie. Questa è una fortezza straordinaria, unica al mondo e irripetibile. Dico spesso come battuta che una GTO, una Ferrari GTO sui cavalletti, se appoggiamo tutte le quattro ruote per terra non ce ne sarà più per nessuno. Mancano diverse nazionalità qui a Pitti per problemi ovviamente internazionali. Quanto è un problema questo? Quando ci sono delle tensioni geopolitiche è un problema sotto ogni punto di vista, dalla cultura all'export, purtroppo dobbiamo farci i conti. Io mi sto occupando proprio in questi giorni di un problema enorme che ha a che fare con 210 bambini bielorussi che devono essere adottati da famiglie italiane e che purtroppo stanno, come dire, c'è uno stallo enorme. Quindi i problemi quando ci sono le tensioni geopolitiche ci sono, e il mondo, ahimè, si muove per certi versi e dobbiamo farci i conti.